Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Bonsacco vi vogliamo presentare. Ultima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza toscana girone A. A Ponsacco si affrontano Ponsacco e Pro Livorno. Ponsacco al completo con l'unico assente il portiere Gian Bruno per un'influenza. Pro Livorno completamente cambiata rispetto a un mese fa con gli acquisti di Rossi, Filippi, Bozzi e rientrante Luca Emmi. Arbitra il signor Basili di Siena. Inizia subito la gara con Pieroni che lavora una bella palla sulla sinistra, il traversone in centro per Granito davanti al portiere, ma è Peti, bravissimo all'ultimo sulla riga a deviare in calcio d'angolo. Ancora Ponsacco, il cross di Tamberi per Brega, palla di testa fuori. Pieroni, cambio di campo dall'altra parte per Tamberi che stoppa, si accentra, salta Rossi, salta anche Filippi, il tiro però è ribattuto all'ultimo da Petri. Brega cerca di liberarsi in area, ancora Granito, Brega in un fazzoletto, Balleri sulla sinistra, Pieroni, il cross in mezzo e di testa ancora Petri sulla linea a mettere fuori, poi Bortoletti non ci arriva, Balleri deve stendere con le cattive, Vaglini, arriva il primo cartellino del direttore di gara. Balleri per Brega che si gira bene ma il tiro è debole sul fondo. Calcio di punizione, ancora il numero 9 Ponsacchino, parte il tiro anche questa volta debole centrale, Sannino protegge e para a terra, si fa vivo la Pro Livorno con Emmi che cerca Bozzi a centro area, Barzotti è bravissimo a leggere l'azione e deviare in calcio d'angolo. Brega cerca di liberare Pieroni ma all'ultimo capisce tutto Rossi e spezza la minaccia. Con le cattive il numero 4 Filippi ferma Granito, l'arbitro lo ammonisce. Pieroni sulla sinistra, cross in mezzo, Petri svetta ancora di testa, Bozzi ancora fuori e riparte la Pro Livorno. Sempre Pieroni che è bravissimo a imbeccare Brega e Granito, cerca la palla di ritorno Pieroni per Granito, il suo tiro è deviato ancora una volta da Scarriglia. Brega cerca di liberarsi in arsa, davanti a Sevannucci il suo tiro a giro di poco al lato. Sempre il numero 9 Ponsacchino ci riprova ma ancora il tiro è ribattuto, è proprio una muraglia quella della squadra livornese. Brega si libera in area per Tamberi, il suo rigore in movimento non riesce ad angolare il tiro e Sannino blocca a terra. Sempre Tamberi, il suo cross, Petri per poco non fa uno dei più clamorosi autogol ma è bravo Sannino a deviare in angolo. L'imbeccata di Tamberi per Granito, non ci arriva il numero 11 rosso blu. Bortoletti, una capocciata con Bozzi, alla peggio il numero 8 Ponsacchino, taglio del sopracciglio che lo vedrà costretto a uscire a fine primo tempo. Pieroni sbaglia questo appoggio e riparte la Pro Livorno in contropiede. Lisci, il cross di sinistro, Brega prova di testa ma è ancora palla ribattuta, finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Nella ripresa subito in campo Doveri al posto di Bortoletti, per lui 3 punti all'arcata sopraccigliare. Lisci, il suo cross in mezzo per Brega di testa ma è Rossi che all'ultimo devia, il direttore di gara non concede un calcio d'angolo che sembrava molto netto. Balleri di testa in mezzo, Brega atterrato in area ma il direttore di gara dice di proseguire, si fa viva la Pro Livorno con Rossi che ne scatta due, poi viene murato dall'ultimo da Barzotti e Lazzarini ne ha acquisto Ponsacchino, riesce a liberare la palla e ripartire. Tamberi, una spina nel fianco della difesa livornese, veramente irresistibile quest'oggi il numero 7 Ponsacchino, appoggia per Balleri, Doveri si libera di Filippi, cerca Granito in mezzo all'area, 1-2 veloce con Brega, il tiro di quest'ultimo, palla di molto fuori al lato. Barzotti, lancio lungo per Brega, la sponda di testa per Tamberi. Tamberi cerca il tiro deviato ancora una volta dal numero
5 Scariglia, ma anche questa volta il direttore di gara non concede un altro corner, incredibilmente, non sappiamo cosa abbia visto bene il direttore di gara. Pieroni, calcio di punizione, deviato alla barriera, il secondo tiro, un'altra deviazione, calcio d'angolo. Tamberi, cross in mezzo per Brega, anticipato dal difensore, può ripartire la Pro Livorno in contropiede, ma fa buona guardia la difesa ponzacchina. Qua è Emmi che si libera assolutamente di Lazzarini, forse commettendo fallo, poi davanti a Cappellini tira molto al lato, protesta, voleva un calcio di rigore che il direttore di gara fa proseguire. Tamberi ne scatta 2-3, Brega in mezzo, si appoggia, c'era l'appoggio facile su Lazzarini, ma perde palla e Rossi può ripartire. Sempre Tamberi, dribbla di nuovo Rossi, cross in mezzo però impreciso. È Granito che si appoggia su Tamberi, cercano di raddoppiarlo ma ne fa fuori 2, palla in mezzo per Granito e bravo Petri anche in questa circostanza a leggere l'azione e mandare la palla in fallo laterale. Ed ecco il gol, Barzotti, lancio lungo per Granito, 1-0 Ponzacco, Jonathan Granito, 13° gol stagionale, capocannoniere dell'eccellenza, veramente un grande gol, lancio lungo di Barzotti al volo in pallonetto. Un gol veramente bellissimo per Jonathan Granito che rompe la partita al 75° e porta in vantaggio la sua squadra. Si abbraccia anche con Barzotti, veramente bello il lancio anche del difensore ponzacchino. Mozzi, calcio di punizione, fa buona guardia a Cappellini, palla sul fondo. Primo cambio per mister Lazzini, esce Pieroni applauditissimo, dentro Mattia Brondi, esce anche il bomber Christian Brega, dentro Federico Balestri, 7 minuti al termine, cambia le frecce di attacco mister Lazzini, Balestri protegge una bella palla, fa commettere fallo e passano i minuti. Tamberi, un'autostrada per lui, palla in profondità per Granito, cerca di convergere in area Vannucci, forse un tocco di mano, niente calcio di rigore per il direttore di gara. Finisce l'incontro per il Ponzacco, una vittoria importantissima, il Castelnuovo pareggia a Oliveto Terme, quindi si allunga sul Castelnuovo, rimangono sempre 2 punti col Pietrasanta Marina.